Pescara brillante solo nelle primissime battute di gioco, ma nulla può contro un Foggia tornato tenace e volitivo, con Germinale punto di riferimento in avanti dopo le assenze, nemmeno tanto avvertite, di Delcore e Salgado. Padroni di casa in vantaggio al 13° con Germinale. L'attaccante, servito egregiamente in profondità da Pecchia, salta Prisco e deposita in rete. Il Pescara si spegne ed il Foggia manca il raddoppio in più circostanze. Al 30° azione personale di Mancino, il suo sinistro termina alto. Nella ripresa, al 10° il Foggia chiude la partita. L'azione parte da una rovesciata di Germinale che coglie in pieno il palo. Sulla sfera si avventa Pecchia che centra la rete del raddoppio. Si attende la reazione degli abruzzesi ed invece sono ancora i rossoneri ad andare vicini alla terza marcatura, prima con Colombaretti, poi con Mancino e Troianiello. Soltanto al primo di recupero il Pescara va vicinissimo al gol con un colpo di testa di Zeitulaev che lambisce il palo.